Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati al vostro Cemo 89. Siamo tornati su Resident Evil, la storia di Leon. Allora, vi porto direttamente in Resident Evil, sperando che me l'abbia preso. Sì, ma eccolo qua, perfetto. È da un po' che non c'è gioco, quindi andiamo in storia. Andiamo a continuare e vediamo un attimo dove eravamo rimasti, perché ragazzi io non mi ricordo assolutamente nothing. Allora, select mappa. Così, così, così. Ok, perché mi devo ricordare. Ah, ok, c'ho il mega pistolone. Ok. Di sicuro. Ferma, dove sei? Annette Burke. Stava cercando lei? Non c'è più tempo. Lo sappiamo che non c'è più tempo. Lo sappiamo. Siamo qui per il virus G. Puoi scordartelo. L'avverto, dottoressa. Ah, sì? Ehi! Ferma! Aia! Non avete mai il virus G! Questa è stronza forte, comunque. Sempre detto io. Non sembra la tipica scienziata. Leon! Non pensi a me. Lei vada. La fermi prima che scappi. E abbiamo salvato pure la vita sta stronza di Eva. E non è anche Ciada. Vabbè. Dettagli. Sono fuori dalla struttura. Insegua Annette. Se non ce l'ha lei, sarà nel nest. Una volta preso, ordinerò l'estrazione. Ok, quindi adesso diventiamo Eva. Corri mamma mia. Quanto vuoi, Annette, ma non puoi nasconderti. Sì, io capisco tutto, tesoro mio, Ma veramente che tu c'hai, 9 colpi di pistola mi sembra molto particolare come cosa, Cioè, seriamente, vabbè. Liberatore MF. Usa il FM, devi capire, prende il controllo delle operazioni elettroniche. Mira, tipo la Batman praticamente, ok. Allora, capito. Gioiellino. Aspetta che io faccio. Ah, una roba del genere, tipo, no? Ok. Quindi a me va bene tutto, però. Ah, forse ci sono riuscito? No, non ci sono riuscito per un paio di cazzi. Allora, però se magari mi fanno sapere cosa dovrei fare io in questo preciso momento. Hello? Io capisco tutto, tesori miei, però se non mi date la spiegazione, per me diventa abbastanza difficilotta questa roba qua. Che schifo. Ok. Ma non mi dica che mi tocca fare il primo taglio, perché guarda che veramente. Scusa, a me che cosa mi cambia questa roba qua? Ragazzi, non sto capendo. Che cosa mi sono perso? Perché lei non mi fa salire? Magari devo attivare prima questo qua. Ah, ok, vedi? Ah, va bene. Stupidotto io che non ci ho pensato. È così logica una roba del genere. Che fai, te ne privi? No, che non te ne privi. Ah, scusate, devo vedere se mi è arrivato un messaggio. Non mi è arrivato nessun messaggio del commercialista. Queste maledette blatte. Adesso dovrei trovare questa roba qui, no? Ok. Vedi, facciamo così. No? Quindi tu devi ritornare qua sopra.
Io faccio così. Con rischio di tagliarmi la testa, di decapitarmi in un attimo, però. Quindi posso fare sicuramente così. Che... Scusa, eh. Bro, io già non c'ho le muni. Scusa, questo qua tanto mi va là. Ah, e vedi, ho dato già la corrente lì. Massa, quanto sono forte. Non me ne frega niente dell'ispezione. Molto sincero con voi. Non me ne fotte proprio. Ogni tanto controllo se... Certo, 4 colpi. Potevo anche andarmene da qua volendo, però... Sai, sempre per il fattore di... immaginavo che... Ok. Ah, perché voglio proprio... Voglio comunque capire se c'è qualcosa per me. Urca. Che headshot, ragazzi. È stato proprio un gran bel budino. No, perché io comunque mi controllo tutto, onde evitare scherzetti vari, no? Vedi che qua qualcosa... Vedi che qua qualcosa c'è. Vedi che qua qualcosetta c'è. Vattenne, va. Ah, perché sicuramente qualcosa devo fare qua, ragazzi. Via. Dove arriva sto robo? Vedi, perché tanto la porta qua... Oh. E qua, ok. E qua, ok. Quindi mi tocca per forza di cose ritornarmene là. E sicuramente qualcosa io non ho visto. Perché là a sinistra... Ok, qui è chiuso. Ok, mi tocca per forza... Che per forza fa così e rallentarmi, ragazzi. Non è facile come pezzo, eh. Non è facile come pezzo. Quindi che fai, te ne primi. Sicuramente sarebbe stato molto più facile fare in un altro modo, però. Granate, cose, ce l'ho. Vaffanculo, va. Vaffa, frega, vaffa. Però dai, ma adesso non è che è cattiveria, ma questa non è che può andare in giro con 9 colpi e trova tutta la roba in giro, ma mi aspettavo un equipaggiamento... Un minimo decente. Un minimo decente. Non aspettavo l'equipaggiamento. Ora sei mia. Ma che c'è medikit, eh? Sempre la migliore a scappare. Lo ammetto. Ok, quindi siamo là. Qui non c'è niente. O non c'è nothing. Qua non c'è nothing. Cocciuto di un bastardo. Ma porca mignotta, è vero. Ah, che bot che vu preso. Cocciuto di un bastardo un cazzo. Vabbè, ragazzi, mi sa che qua qualcuno riavvia, eh. Mi sa che qua qualcuno... Mi sa che qua qualcuno riavvia, eh.
Ok. Devo scappare per forza così. Ok. Ok. Vaffanculo, va. Due belle pizze me le so prese. E porta a casa, sì? Che poi non era difficile. Assolutamente. Tanto tu bei cazzottoni. Sì, io salvo pure. Ma per carità del cielo, salvo pure. Non c'è elettricità. Ma guarda un po'. Palle sta roba di elettricità, raga. Palle e coglioni. Lo dico proprio sincerità, Tiè. Guarda un po'. Allora, sicuramente devo andare sopra. Non mi stanno dando medikit. Probabilmente è questa la loro difficoltà, no? Di non darmi erbette o spray medici. Io comunque li chiamo medikit, ma alla fine dei conti sono quelli. Io qua non me ne frega proprio niente. Ok, quindi dopo aver dato corrente là, ho dato corrente. In realtà è giusto che ho dato corrente qua, anche perché non me la fa assolutamente cambiare. Che roba è? Ok, braccialetto. Sei stronza, eh? Sei stronza, ve l'ho detto. Complimenti. Io. Complimenti. Vuoi bruciarmi viva? Non metterai mai le mani su G. Non sono la sola a volerlo. Lo sai questo. E non sarai la sola a morire. Ecco. Allora. Tanto c'è moro, raga. Quanto c'è moro, raga. Questa è roba che va rifatta. Questa è roba che va rifatta, raga. Penso dove mi ha dato. Vediamo un po'. Ok, quindi questo si cambia. Si manda qua. Si segue. Si fa così. Facciamo così. Cambiamo. Si segue. Madonna, vedo che io ho fatto. Vaffanculo. La stronza sa il fatto suo. E invece noi no. Ma la vede. Quindi mo abbiamo il braccialetto identificativo, abbiamo rimesso la corrente e possiamo passare account qua. Ospite confermato. ID Madonna. Autorizzato fino al 1 ottobre. Ragazzi. Restituirlo entro questa data. Va bene. No, gli devi dire va bene. Me ne vado per di qua. Mi meriterei comunque un'erbetta, un qualcosa del genere. Speriamo che questa sia chiusa. Col grandissima ceppa di... Con la grandissima ceppa di questo che è chiusa. Di qua. Ah, di qua è chiusa, secondo me. Qua vado a destra. Vediamo un attimo. Esploriamo un attimo questa zona qua. Magari già ci sono stato e non me ne sto accorgendo, Ok, vedi, perfetto. Io volevo vedere comunque che era chiuso da una parte, così stavo più tranquillo. Bene. Molto, molto bene. Andiamo qua davanti. Quindi, ragazzi, guardate, il 1 ottobre. Adesso si incazzano tutti qua, Ok. Io non sto messo bene. Non so se ci rendiamo conto di queste cose, vabbè. Basta giocare a nascondino. E va bene. Cambiamo gioco. Madonna santissima. Dimmi, tuo marito è ancora vivo? O l'hai ucciso per prenderti il merito del giro? Teoria interessante. Se non collabori, otterrò un campione dal Nest.
Non finché sarò viva. Madonna. Già c'avevo una vitaccia. Aia. Aiaiai. Dov'è Leon quando serve? E mo ritorno Leon. Ah, è svenuta, mannaia. Mannaia. E mo? Che famo? Beh, almeno sono ritornato Leon col mio equipaggiamento. Non è che con Leon stavamo messi tanto meglio, ragazzi, però un minimo. Ada. Ah, vuoi capire che dicevo Eva? Vabbè. È Ada Wong. Ada. Ah, bello il mio inventario. Bello, bello. Ada, la Merzione. Dove è andata? Ah, beh, sì, perché lui dà comunque del lei. È vero. Immaginavo perché abbiamo ridato corrente. Quindi ci sta. Io comunque a salva salvo, ragazzi. Perché veramente, veramente, veramente eravamo messi davvero male. Davvero, davvero male. Ah, già che non zoppico. Già che non zoppico. Tutta un'altra storia, eh. Ok, quindi devo scendere per di là. Intanto fatemi vedere ogni tanto qua. Vai. Ok, siamo più o meno. Grazie per i colpi. Più o meno siamo in altezza di Ada. Che profondo. Vabbè, questo si era capito che era merda, però. Che ce l'abbiamo scrivere che è proprio meno, di dirlo. Comunque, apprezziamo il tuo interesse, Leon. Destra o sinistra? A sinistra è chiuso e quindi ci vado. Perché voglio avere la certezza che sia chiuso. Poi in più, che fai? Te ne privi dei colpi di pompa? No, che non te ne privi. Perché vi ricordate che l'abbiamo potenziato pompa. Quindi noi ce ne andiamo giusti, giusti, giusti. Vedi, così almeno ho preso tutto quello che c'era da prendere in questa zona qua. Come detto, ho già preso tutto, quindi sti cavoli. Bellissimo, madonna, sti militari mi sono sempre piaciuti fin da piccoli, non so perché, ragazzi. Videocassetta, va bene, poi. Andiamo a vedere. Ah! Quando è così mi piace. In realtà dovrebbe essere sempre così. Però poi diventa troppo semplice, me ne rendo conto. Ah, questa è la zonaccia, quella che a me fa schifo. Quella là delle chiavi, delle cose. Mille zipulini, mezzi zipuletti. Casca, no? Tanto so che casca. Ah, però vedi qua mi dà già tutto, tra virgolette, aperto. Capito com'è? Non so se ho esagerato, però. Ah, ok. Ve la ricordate sta schifosa di roba? Perché ipoteticamente mo mi devo riprendere sta roba qua. Che palle, ragazzi. Ok. Surprise per noi. Surprise per noi, perché questo probabilmente lo devo mettere. Infatti non credo mi rifacciano fare lo stesso. È tutto chiuso. Tanto c'è anche una cosa da prendere qua in giro. Questa cosa. Infatti non credo mi facciano rifare gli stessi enigmi, le stesse cose. Poi sì, c'è una roba che devo prendere, ma forse è quello là. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Me ne vado giù. Beh, un coltello. Ah no, ho pensato, era il coltello, pensavo. Era il coltello. Quindi penso che lì posso andare. Perché il canale inferiore. No, posso andare giù. Lì provo. Lì provo, ma non credo che si accucci Leon. Anche se
Non si accuccia lì uno perché c'ha problemi alla schiena, hanno detto, me l'ha detto a me personalmente che c'ha problemi alla schiena. Dovrebbe essere tutto giusto. Eh sì, e fin qua c'eravamo arrivati. Questa me la posso prendere. Qui non c'ho le cosine. Dai bro, è la prima volta mi avevi inculato. Com'era per fare mafie? Va bene. Buona. Stromboloide dovrebbe... Che pensi che te vedo? Cosa? Quando vuoi. Andiamo di qua. Beh dai, non me la sono cavata così male, eh. Vuoi andare peggio? Ok. Interessante. La finire il funicolare. E quindi cioè, ma pensa che giro che mi sta facendo fare. Quindi lei ancora non è partita. Ah, hai capito dove sto? Dove è andata? Non mi ricordo assolutamente. Vediamo se qua. Direttore Owens, Nest, se spari, entra per più presto. Incredibile. Meyer e Kim sono morti, non riesco a smettere di tossire perché risponde, quindi... Oh, MK? MKO? Vediamo un po' se è MKO. Oh cazzo, vabbè, sapete che c'è? Pazienza. Ci dovrei mettere d'impegno, ma non mi va proprio. No, no, che pausa, stai buono. Quel rumore non mi piace. No, anche perché non è che c'ho tutta sta roba per poter contrastare qualsiasi cosa, Giusto? Ada. Arrivo, Ada. Salvata. Ok, a te te pare così semplice, va bene. Allora. Fortuna come due perché le munizioni del mag. Io il mag... Eccolo qua. Ce ne ho due. Là c'ho Matilda. Polvere da sparo, polvere da sparo. Perché là c'era scritto combinane due. Deposita. Ho diversi coltelli in realtà. Ce n'ho 8. Perché non ho molta roba, ragazzi. In realtà sto messo proprio male con Leon. Ma porco ciuda se sto messo male. Sì, ma io adesso non posso. Tanto per me è inutile. Cioè, posso farle. Quante ne posso fare? Una, due, tre. E ne posso fare tre. Cioè, anche se io faccio combina. Cioè, comunque, capito quello che voglio dire. Che cavolo mi frega? Cioè, ho più o meno le stesse cose. Ce n'ho 15, sì, ma... 7.
Io ce ne ho 15 carico, 8, 8, 7, 14, sto più o meno uguale. Più o meno è uguale, capito? Probabilmente è qua. Ma questo lo so perfettamente. Mettiamoci la cassetta. Non lo so. Ti prego. Ti prego, basta. Fermi. Questo ce l'avevamo visto. Ti prego. No, 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 no. Non ce l'avevamo visto. Lascialo. Non fargli male. Ok, paura, già ho controllato, ho la merda. L'hanno diffuso i ratti. Eh già, caro Leon, E salviamo. Allora, anche se ripeto, io ragazzi, vi giuro, mi incazzo come pochi adesso, perché mi stanno rifacendo fare questo schifo di coso. Che questo è veramente un coso brutto per me. Cioè, ma l'ho fatto nell'altro, ma perché me lo devi far rifare? Scusatemi, Che adesso qua capite che io devo fare un botto di roba. Cioè, ma non è che è un botto di roba. Mi spiego, non è che è un botto di roba. Però mi fa perdere, tra virgolette, tempo, no? Quindi combino con questo. Io le granate me le lascio. Mi lascio tutte quante le pistole, anche se questa la deposito, perché so che tra poco mi servirà spazio. Lo so, perché questo gioco è così. Quindi io questi me li prendo. Frega niente, questi me li prendo. E tanto spazio ce l'ho. Quindi 1, 2, 3. Ah, ma immagino, ragazzi, che li devo prendere. Immagino. E vedi queste. Allora, questo è una piccola cosina che magari potevano evitare di fare, secondo me. Una cosina che potrò evitare di fare, perché mi aspettavo il punto già tirato giù, capito quello che vi voglio dire? Ho fatto già, cioè, quindi sta cassaforte c'ha la stessa password di quell'altra, anche se mi sembra che qua ce l'aveva a destra, per assurdo, scritto a destra, io mi ricordo una cosa del genere. Vedi, 2128, quindi 2 12 8. Ok, sono le stesse. Calcio. Devo vedere che arma è, perché non me le ricordo tutte. Ah, ok. Ok, molto bene, molto bene. Sono molto contento per te. Quindi qui posso andarmene sicuramente giù, ma tanto giù chi se ne frega, non devo farci niente per il momento, io lo so. Cioè, lo so perché me lo immagino, qua di solito c'è il giapponese con l'infame. Giapponese infame, maledetto! Maledetto giapponese, sei sempre tu. Fanculo. Sempre lui, sto giapponese infame. Mortacci sua. Ok, qua non ce l'ho. Vabbè, però, ragazzi, cioè, capite che questi di questo gioco non stanno assolutamente bene. Cioè, tu non mi puoi fare spawnare 600 volte. Una volta che ti ho killato, basta. Vabbè, datemi un'altra bomba a mano, vi faccio vedere io, credo, il disagio. Aspetto a curarmi o conviene che lo faccio subito? Pochissime munizioni, ragazzi. Perché se voglio passare lì, in realtà
fatemi pensare. Ecco, in questo momento io posso andarmene qua giù, perché qui c'è la fessura a monopola. Ma sa che dovevo andarmene. Qua c'è la fessura a monopola. Non ho la fessura, cioè non ho la fessura a monopola. Quindi ipoteticamente il mio obiettivo principale in questo momento è cercare la fessura a monopola. Quindi non è che tante volte dovevo andare dove ho detto, ma tanto io non ci devo andare là. Sono sicuro al 100% che non ci devo andare perché sono troppo forte. Quindi andiamo a vedere al volo qua, va. Vediamo un tanto, prendiamo questa. Prendiamo questi fiori che si mangiamo. È pieno di roba. No, da Claire, ci metterò un po' più tempo. E poi visto quanto una bambina se mi avessi aiutato, mi sarebbe perdonato. Mi sei già fuori da città, questo di nuovo proprio quarto e me è Claire. Ah, che carina Claire. Sapevo io. Guarda, lo sapevo io. Richiesta identificazione con bracciale per la funicolare. Io lo sapevo, va bene? Che quando vi dico io. Uno di solito dovrebbe fare il contrario. Ma sì, questa lo sapevo. Uno deve fare il contrario di quello che pensa, ragazzi. Non c'è niente da fare. Questo pezzo è molto molto simile. È necessario, eh? Ragazzi, mamma mia, quante poche munizioni ho! Lì è un tesoro mio, tu sarai fortissimo. Guarda, mo' sei rianimato sto giapponese maledetto. Allora, posso andarmene o qui e andarmene qua e vado al montacarichi, o me ne vado qui dietro e c'è la fessura a monopola. Allora, per il momento, avendo valutato che ho poche munizioni, me ne vado qua e vediamo se vado in un tratto leggermente migliore. Non dico migliore, leggermente migliore. Quanto mi piace, raga, giocare Resident Evil e sta tranquillo con voi e chiacchierà mentre gioco, guarda. Mi rilasso un botto, mi rilasso un botto. Video senza tagli come piacciono a me. Bello, raga. Bello come il sole, raga. Quindi, ok, quelle chiavi là le abbiamo prese. Posso o andarmene sopra o andarmene sotto. Andarmene sotto mi porta al canale inferiore. Se me ne vado sopra, dovrei liberare una shortcast. Sei col cazzo. Vedrai come la libero la shortcast. Ok, non si libera la shortcast. Ho messo male. Pompa mi piace un botto, ma dopo Elion è un figo. Dato che c'è le forze sulle mani, fa il quarto. Qua mi ricordo che c'era parecchia gente in realtà. Parecchia. Guarda, mi vanno bene le cure. Mi va bene tutto. Oddio. Ma è sempre peggio. Però mi servono delle munizioni. Cazzo. Dai però, mannaggia la miseria. Che cosa devo fare? Ma meno male che c'è queste granate, ragazzi. Ma meno male. Fine. Non sparo più, Non sparo più. Qualsiasi cosa mi esce fuori da adesso in poi,
Io ho dato. Chi ha avuto, avuto, avuto. Chi ha dato, dato, dato. Scorgimoci passato. No, ragazzi. Avuto che da scordiamoci il passato da tarettarettaro. Datemi munizioni per favore, datemi munizioni per favore, per favore, datemi delle munizioni, ragazzi. Ma come faccio, ma come faccio, ma me lo spiegate come faccio? Prendi la torre e ficca testa torre. Non è la torre, aspetta, fammi vedere. Esamina pedone, esamina cavallo, esamina alfiere. Scommettete che quella, quella là non l'ho presa. Guarda, rosico, okay. La queen la posso mettere qua. La queen la posso mettere qua. Ma perché adesso io sto tremando, capito? Questo è king, lo posso mettere qua. Fammi esaminare. Re. Quindi vado. Sono completamente andato. Sono completamente andato. Sono completamente morto. Sono completamente andato, ragazzi. Perché adesso io mi devo prendere questo. Vestito per fuori. Quindi? Ma che diavolo? Quindi? Ok. Devo fare per forza così, ragazzi. Che cazzo vi devo dire, amici miei? Quindi ho tutti i pezzi presi. No, merda. Vediamo se muore. Ok. Dio mio, ragazzi. Ma perché mi metto sempre dentro queste storie io? Re alfiere. Allora. Allora, quindi la queen la prendo. Quindi la queen la metto qui. Questo posso aprirlo. Qui metto il re. Mi prendo la regina. Vado di qua e mi prendo il re. Dio, ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Cioè, questo qua lo vado a finire sicuramente. A meno che non trovo una shortcut pazzesca. Vediamo un po', ma non ce la posso fare. Mm.
Vabbè, pazienza. Faccio così, combino con questo. Ma perché non riesco a superarlo quello là? Non riesco a superarlo perché me ne devo tornare indietrissimo. Posso provarci. Dai, stronzo malefico. Vi voglio far capire che cosa mi ha tirato in faccia. Cioè io vi giuro, ho giocato a giochi bastardi, ma come questo, ma come questo. Sono molto contento di aver trovato le munizioni per la pistola che non ho in questo preciso istante. Sono molto contento. Madò, ragazzi, sto lanciafiamme mi è servito come la bomba. Ma state vedendo che situazione pazzesca. Che situazione pazzesca. Non commento, eh. Non commento perché potrebbe partire bestemmione quello tattico, quindi evitiamo di Sì, sono contento, una paura mi fai. Guarda che se c'avevo le armi te faccio vedere che cosa ti facevo. Ok, meno male che la strada me la ricordo anche abbastanza. Oh, ecco, adesso che cosa ci faccio io con questa roba? Cioè, nel senso, è tutto vuoto, quindi facciamo deposito. Mi prendo i proiettili, li metto, mi prendo la Matilda, anzi tanto lo faccio tra poco in questo proposito. Comunque mi prendo la Matilda, non mi frega niente. Faccio così e carico. Allora, qua riparte la mola genialata, quella proprio fantastica, incredibile. La torre è di... non me la ricordo. La torre è di fianco al cavallo. Torre e cavallo. Allora, guarda, dato che l'altra volta ci ho messo tipo 2 ore, facciamo facile. La torre vicino al cavallo, ma non di fronte alla regina. Non regina. È un rumore incredibile. Sto quasi spaventando. Il re non né di fianco alla regina, ma ma come cazzo hai fatto? Mi hai preso l'ascensore? Ma sei matto? Ma sei matto? Vabbè. Regina, ma di fronte cavallo. In fondo il cavallo non è dove dovrebbe essere. Allora, facciamo così. Facciamo così, non so se è stato utile questo. La torre è di fianco al cavallo. Quindi la torre. Quindi la torre. La torre, intanto fatemi così, è di fianco al cavallo.
Aspetta che questo non l'ho letto. Regina, alfiere, re, pedone. Ma devo andarmi a prendere la torre. Perché questo è, la torre è di fianco al cavallo, ma non di fronte alla regina. Quindi qua non ci va. Quindi posso mettere la, tipo la regina qui. Ma di fronte, ma di fronte al cavallo. Allora, la torre è a fianco al cavallo, ma non di fronte alla regina. Il re non è di fianco alla regina, ma di fronte al cavallo. Quindi qua ci va il re. Vabbè, ma ve la salto sta parte, dai. Allora, devo andare qua. Ragazzi, allora raga, io sono costretto a fare di questo. Cioè mi sto portando più roba possibile, ragazzi. Più roba possibile. Cioè sto sprecando tutto. Io non so se alla fine arriverò decente per fare qualsiasi cosa. Lanciafiamme l'ho finito, sto finendo tutto. La vita non ce l'ho. Ma di che stiamo parlando? Poi mo mi tocca rifare tutto il giro indietro per prendermi quello spinotto, che probabilmente, non so se ho sbagliato, ma credo a sto punto di sì. Ah,
Io non ho parole. Comunque io non ho parole. Perché dopo sblocco il montacarichi. Certo, tutto coincide. Coincide tutto. Ma mannaggia la puttana. Certo mi stanno dando comunque le munizioni veramente con il contagocce, ragazzi, eh. Veramente mi stanno dando le munizioni con il contagocce. Ma porca puttana, guarda. Sì, sono contento, guarda, sono entusiasta. Quindi montacarichi. Montacarichi. Prendi troppo. Da qui devo andarci per forza. Rischio di morire un botto. Rischio di morire un botto. Mamma mia, mamma mia. Sì, sono molto contento di queste munizioni. Molto contento, Leon, davvero. Tanto sto per morire. Tanto sto per morire, ragazzi. Sono contento di quelle munizioni là, anzi contentissimo. Ok, questa l'abbiamo sbloccata. Qua nei sotterranei c'è tutto, ho preso tutto, non è un problema. Dio ragazzi, Dio ragazzi, non è possibile giocare così, io ve lo dico. Ma come si fa? Ma voi avete mai visto una situazione del genere? Lì che faccio? C'è Leon, io ti giuro. Ok, qui no, qui vado sopra sopra sopra, quindi non mi interessa. Mamma mia. Però qua mi sembra che non posso scendere. Sono abbastanza sicuro di non poter scendere qua davanti. Qua davanti non posso scendere, Mir. Lo so. Lo so perfettamente. Quindi no, è inutile. E devo rifarmi il giro dietro. No, non è qua, non è qua. Allora da qua. Da qua. Lo so ragazzi, pure a me sta piangendo il cuore, non... Ma vi giuro sono costretto a fare così. Io sono sicuro che da queste parti ce la posso fare. Se arriva un altro di questo mi ammazza. Ma sto giapponese se mette qua fuori va per la prima volta, eh. Sto giapponese malefico. E poi ancora devo fare tutto il coso, devo fare. Mannaggia.
Mannaggia, raga. Ma come sto messo? Ma che situazione è? Ma chissà se gli altri hanno fatto la stessa roba mia. Però hanno iniziato tutti da Leon, quindi ipoteticamente è più facile, no? Da quello che mi ricordo. Allora, qui ho messo un po' di roba a caso, per essere sincero. Andiamo. No. Ai. La torre è di fianco al cavallo. Ma non di fronte alla regina. Ok. Il re non è di fianco alla regina, ma di fronte al cavallo. Quindi prendo il re e lo metto qua. Giusto? Ok. Il re non è di fianco alla regina, ma di fronte al cavallo. In fondo il cavallo non è dove dovrebbe essere. Quindi mi stai dicendo che il cavallo lo prendo, lo metto qua. E qua. Col cazzo me se frega. Torre è di fianco al cavallo. La torre è di fianco al cavallo. Ok. Ma non di fronte alla regina. Cioè, la torre non deve stare di fronte alla regina. Ok. Il re non è di fianco alla regina, ma di fronte al cavallo. La torre è di fianco al cavallo. E va bene, ma non di fronte alla regina. Quindi qua non ci deve stare la regina. Ok. Il re non è di fianco alla regina, ma di fronte al cavallo. Quindi ipoteticamente il re mi dovrebbe stare qua. E qua c'è la torre di fianco al cavallo. La torre di fianco al cavallo, ma non di fronte alla regina. Il re non è di fianco alla regina, ma di fronte al cavallo. Quindi qua ci va il re. Ok, e qua ci va il re. Ok. Poi il cavallo non è di fronte alla regina. Quindi qua ci va la torre. Cavallo, ma non di fronte alla regina. Il re non è di fianco alla regina, ma di fronte al cavallo. In fondo il cavallo non è dove dovrebbe essere. La torre è di fianco al cavallo, ma non di fronte alla regina. Quindi la torre è di fianco al cavallo,
Ma non di fronte alla regina. Si parla sempre di torre. Qui davanti che abbiamo? La regina. Via. Ma dove è di fronte al cavallo? Ma non di fronte alla regina. Il re è... Il re non è di fianco alla regina, ma di fronte al cavallo. Quindi il cavallo sta davanti a lei. Quindi ipoteticamente io mi prendo questo. Qua ci metto la regina. Boh, giuro ragazzi. E qui ci metto il fiere. Oh yes. Sì cazzo. Guardate che non è facile sta roba, eh. Ok, ci sono quasi, Ada. Ma da pare. Ci siamo quasi, Ada. Tu, Ada, stai tranquillo, non ti devi preoccupare proprio. Quindi andiamo qua. Signorotti, ma che vedevo di, ma che vedevo di. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, pollice in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento al vostro 89. Ciao ragazzi.